Va bene, e non c'è più quel soggetto che era stato individuato No, dico, come quando... soggetto rivoluzionario, che era quello della classe operaia che tentava di uscire dalla fabbrica e farsi Sì. sociale. Però oggi ci sarebbero ancora più condizioni di allora per sentire un'anima collettiva. C'è un problema climatico, ambientale devastante. C'è un problema di precarietà, di salarizzazione, non dentro il rapporto classico di fabbrica, ma di fatto Sì, chiaro. dipendenza salariale, ma che non ti dà neanche più da vivere. Siamo davanti a una catastrofe, ci avremmo più ragioni per riconoscersi collettivamente, invece c'è questa ricaduta individualista. Come dire, oggi si avrebbe l'unico contesto più adatto per avere una mobilitazione perché c'è di tutto, tutto insieme, tutto in una botta sola. Mi era venuto prima di iniziare quasi con una battuta, cioè dire il fatto che il pianeta stia morendo è molto meno importante rispetto a che filtro sto usando per far vedere la foto del mio aperitivo su Instagram. È un po' brutta da dire così, però nel senso è sempre lì il punto, cioè è una situazione in cui tendenzialmente mai come prima d'ora, perché appunto anche intervenuta una dimensione come il social o altre cose. L'individualismo è sempre un po' più spinto e volendo ci sono delle dimensioni che tendono un po' a, io immagino volontariamente, però per una volontà di impedire un certo tipo di lotta, che anestetizzano anche solo il pensare a una possibilità di un cambiamento, o addirittura il cambiamento diventa un qualcosa che viene strumentalizzato per un fine personale. Cioè, dice nel senso appunto il fine personale della visibilità di quello che faccio è più importante del messaggio che io sto lanciando. Secondo me, per me, la cosa importante in questo momento è proprio ritornare alla consapevolezza che le difficoltà che vivo io come individuo, le difficoltà che viviamo tutti come individui, nelle difficoltà individuali, come nelle difficoltà nell'ambito, ad esempio, della lotta per l'identità sessuale e altro, e ritornare sempre a quella circostanza in cui mi rendo conto di dire, ok, quello che sto affrontando io lo stanno affrontando tutti. E proprio perché lo stiamo affrontando tutti, sembrerà un discorso molto hippie detto così, ma ritornare a quell'empatia, quel lottare insieme per è il punto di partenza. Io non so dire quando almeno riuscirà a riprendere l'immagine o comunque le parvenze di una mobilitazione come quella che avete vissuto voi. Sento che però a livello adesso un po' più underground fa un po' a volte fatica ad uscire, ma un noi esiste. Ci stai dentro. Ci siamo dentro, cioè la Fridays for Future, la lotta della comunità LGBT, a tante altre. Però Rispetto a quanto hanno fatto loro, che hanno studiato veramente tanto, io li sfido a affrontare i testi che hanno pubblicato all'inizio, soprattutto della nascita del movimento, sono veramente complessi. C'era sotto una base intellettuale che purtroppo io non ho vissuto, perché essendo nato nel 72 sono figlio della fine degli anni 80 e quindi fondamentalmente era proprio un'altra pasta quella mia generazione lì, e che quella di adesso purtroppo è stata risucchiata in questo numero di visualizzazioni e esperienze Ma il wow punto è e che, difficoltà di uscire dalla precarietà e ottenere. capisco bene quello che dici, dall'altro lato io sento che finché ci saranno delle persone che sono disposte a porsi delle domande, a mettere in dubbio certe dinamiche, come dire, ok, la dimensione del social, delle visioni, ma mi fa bene, forse è meglio che questa cosa la tolgo per un po'. Finché ci saranno persone che sono disposte a mettersi in dubbio e poi anche di conseguenza a mettere in dubbio, un qualcosa c'è. Non so No, questo, non so certo, dire in questo in che cosa umano si che ci tradurrà. sia. Anche il fatto che ci siano soggetti interessati, che ci siano soggetti che si fanno domande, individui che mettono in discussione le situazioni date, ci sono stati, ci sono stati in passato, ci saranno e ci sono attualmente. Che però credo comunque che sia differente rispetto al collante che diceva, cioè il collante che bisognerebbe trovare, la voglia di mettere in discussione così tanto della propria vita da finire appunto in carcere, oppure da mettere a repentaglio la vita in senso assoluto. Secondo me è una questione che in quel momento era un momento di cambiamento completo e totale, economico, con effetti immediati nella vita delle persone, cioè una persona si mette in discussione, si sbatte così tanto nel momento in cui c'è un bisogno rappresentato. È vero che il clima è importante, è assolutamente vero che non c'è un altro pianeta e che moriremo tutti. Questo è tutto assolutamente vero.
È anche vero che noi lo vediamo abitualmente. Io però operaio, lo vedo quando lavoro per 12 ore al giorno per uno stipendio da fame, lo vedo quando c'è un cambiamento, cioè quello è motivante. Per collegare al discorso di che cosa potrebbe esserci di motivante abbastanza, tutte le cose che fanno arrabbiare hanno comunque un'applicazione soggettiva, sono tutte quante di un piccolo gruppo di persone, sono tutti quanti settori molto differenti che a volte entrano anche in contraddizione tra loro. Secondo me la motivazione sociale e economica di base è quello che può fornire come collante. Per esempio, io scommetto che ci sono una stragrande maggioranza di persone che sarebbero molto disposte a scendere in piazza per un salario minimo nel momento in cui è scevro da altre implicazioni. Cosa intendi con scevro da altre implicazioni? A prescindere dalle altre cose alle quali siamo legati, che possono essere io come donna con il mio pensiero di un certo tipo, oppure qualcuno... L'identità. Sì, un'identità, che può essere sociale, che può... un'identità. Un problema comune che unisce più persone possibili per ottenere il maggior beneficio possibile in senso sociale deve avere un'applicazione in qualche genere, e secondo me al momento l'unica possibilità per trainare quanta più gente può per ottenere un risultato è il salario minimo. Non mi sembra che la gente stia fremendo per questa roba. Lo so! Forse perché non la scende in piazza non... Mi sembra... No, volevo dire una cosa riguardo di scendere in piazza, che secondo me è proprio una forma che ha perso, diciamo, significato per molte persone, perché si è persa proprio la fiducia in questa forma di protesta. Cioè, secondo me, almeno vedo, poi magari è la mia bolla mediatica, la protesta è vista come qualcosa a cui vado simbolicamente, ma so che non cambierà nulla se io scendo in piazza. Cose che invece io vedo che intenziona le persone è capire che un potere che abbiamo anche come singoli, perché siamo tutti sempre più atomizzati, questo senso di comunità io purtroppo al di là delle amicizie, della famiglia, non lo sento molto. E come individuo io invece sento che il potere che ho io è un potere di influenza della domanda economica. Cioè forse come l'unica cosa, la mia scelta, non lo so, ad esempio la scelta di molte persone che magari sono vegetariane, di dire io non compro più il prodotto perché in realtà mi piace anche il gusto della carne, ma ho ansia, ho paura del futuro, del cambiamento climatico, e ho capito che un modo in cui posso appunto far sentire la mia voce, magari in qualche modo, è orientare la domanda sul mercato. Come consumatore. Esatto. Cioè mi viene in mente adesso anche, stanno girando un sacco di liste di marchi da boicottare perché sono dei marchi che finanziano in qualche modo, sono implicati col conflitto israelo-palestinese. E io vedo molte persone che magari non scendono in piazza, che però magari stanno più attenti nel loro piccolo a non andare a comprare il caffè di quel marchio perché è un marchio che, non lo so, in qualche modo è implicato in questa cosa. No, infatti lo vedo tanto questo anche nel fatto che poi quando siamo in una comunità non si vede tanto il risultato concreto, proprio perché subentra la dinamica di cui parlava lui, cioè il fatto che alla fine quando si è poi in gruppo si è parte di un'associazione, adesso vanno tanto appunto le associazioni di promozione sociale, queste cose. Sono delle esperienze bellissime, dei gruppi davvero in cui ogni tanto si organizzano iniziative, si hanno degli interessi comuni, delle passioni anche in comune spesso e volentieri, però poi so che ho tutti degli altri parametri per cui alla fine quello che mi interessa davvero è emergere come individuo. Secondo me la cosa che è diversa dagli anni 70, ma poi anche da altri contesti storici, è proprio che noi siamo in una società della performance, in cui tu alla fine anche il volontariato è diventato una performance, perché comunque lo sai che tanto le aziende ti devono vedere se tu hai avuto le competenze, come si chiama, attività di gruppo, competenze sociali, le soft skill. Insomma, sai quanta gente che fa volontariato proprio per avere quell'esperienza lì, per metterla sul curriculum. Alla fine l'impatto forse più grande che una persona può avere nel suo piccolo fare cose che perdono quella dimensione di comunità che è spesso fallimentare. Cioè ti senti in una società in cui tutti gli altri comunque vanno in una direzione e tu non puoi mollare completamente, non puoi farlo, perché nessuno lo fa. Quando invece in quegli anni lì era proprio le vite messe in pausa, che iniziavano dai 30 anni. Perché molte vite sono iniziate dai 30 anni, che è assurdo, perché già a 22 anni adesso ti chiedono di avere 8 esperienze di lavoro, e se no non ti assumono. Parto dalla fine. Penso che non dobbiate assolutamente pensare agli anni 70 in termini di ripetizione degli anni 70. La situazione è cambiata e dovete inventarvi delle forme nuove. Alla mia epoca ci si buttava dentro ed era effettivamente per fare la rivoluzione.
oggi devono esserci altre forme che possono anche contemplare una relazione virtuosa tra il tuo interesse particolare nel lavoro e la capacità di protesta. È chiaro che non c'è una dimensione di massa come quella degli anni 70, non c'è, bisognerà ricrearla. Allora, su questo, a meno che non sia un movimento generale, un boicottaggio individuale non arriverà mai a avere una pressione sufficiente. Se tu non compri le cose israeliane, ce ne sono altri 100 che le comprano, o c'è un movimento che denuncia il colonialismo israeliano e quindi è il boicott, però è immediatamente indicato oggi come atto terrorista, perché oggi ci sono degli spostamenti semantici tali per cui la semplice posizione adesso diventa terrorismo. Un esempio veramente chiarissimo è in Francia. I movimenti più interessanti oggi in Francia sono i movimenti ecologisti, che riescono a fare delle enormi mobilitazioni, una militanza tale che si scontra direttamente con la repressione dello Stato. Infatti ci sono state delle vere e proprie battaglie, e il potere, lo Stato, che è conscio di questo pericolo, li addita come terroristi, gli ecoterroristi, capisci? Però sono veramente un movimento importante e forte che si sta sviluppando. Io credo che nel futuro, malgrado, sì, è vero, l'ecologia e l'ambiente non sono gli interessi immediati di ognuno di noi, per cui è difficile, però io vedo giustamente in Francia su delle cose precise può esserci determinazioni enormi. La lotta contro l'allargamento della miniera in Germania ha mobilitato decine di migliaia di persone. Quindi io credo veramente che se c'è, allora, il salario garantito, il salario per tutti è un obiettivo sacrosanto, ma che si trova oggi, a mio parere, a essere ostacolato ancora dai pregiudizi sociali enormi. Quanta gente dice: ma perché deve prendere dei soldi quello là che non lavora? Quanta gente? Deve esserci un'evoluzione della mentalità. Questo è sicuramente un obiettivo del futuro. Un obiettivo anche del presente, che è già qui, è, secondo me, l'ambiente. Però non può esserci proteste solo contro la distruzione delle foreste dell'Amazzonia. Bisogna trovare, come ti dico, in Francia, delle cose più precise, come i mega bassin, come le autostrade che passano attraverso delle zone agricole, queste cose qui, e su queste coagulare. E ti giuro che in Francia coagula, ci sono dei movimenti grossi, grossi.